So, eh, sto arrivando. Tra l'altro non so neanche se mi sentite perché ho cambiato le impostazioni del microfono e non vorrei aver fatto danno. Aspettate che ora appena capisco come si leva. Tutte le volte ci devo stare mezz'ora a, a studiare. Ecco, ci siamo. Bene, bene. Mi dite se, se mi sentite, sì, mi dice Jordi Brown: si oh, si sente forte e chiaro. Matteo Herchi, filo 87, Piema Mahoney filo 87. Vi saluto tutti, ragazzi. Benvenuti, bentrovati, bentornati. Questa è una live, diciamo, particolare perché comunque siamo un po'. Tra l'altro, sai che mi so appena, mentre ero qui che smanettavo, mi sono appena accorto che non c'ho l'anelli. Aspetta, aspetta, perché qui la cosa si va. Si va, va fatta professionale, se no, eh, oh, come, oh, come, ecco, eh, oh, ora mi sento molto più nel, nel mentre. Eh, dicevo, dicevo, la schiena, la schiena migliora, migliora. Eh, Sono sempre incerottato, però non ho più la pancera e questo è già un pezzo eh, importante. È una live questa, un po' interlocutoria, nel senso che ci sono state un, un po' di partite di recupero in LBA, ci sono arrivati i primi cambi, le prime mosse di mercato, le prime cose che non andavano, hanno provato a correggerle, e quindi oggi vorrei fare con voi un po' no? il punto della situazione per capire un attimo a che punto siamo arrivati, soprattutto in vista poi di un periodo bello pieno che c'è ora, perché c'è tutti i recuperi, c'è le partite, il Natale, c'è la Virtus Bologna in diretta con Milano... Un macello sulla Rai, un macello, un macello, allora cominciamo a leggervi un attimo. Mm, dunque, 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 dice, dice, dice Simone Cracco. Come vedi il nuovo assetto di Varese? Nuovo assetto di Varese, Bah, non lo so. Ora poi magari ci entriamo nel, nello specifico durante il corso della live. Eh, leggevo oggi che è stato rimandato a casa Anderson e questa può essere una cosa molto pericolosa intanto ringrazio Fi Filso Filso che, che si è abbonato grazie mille di cuore eh, dicevo eh, può essere pericolosa perché voi sapete che con Anderson c'è quella che viene chiamata eh, ormai proprio a livello tecnico scientifico riconosciuto la maledizione di Anderson quindi il fatto di averlo mandato a casa secondo me può essere una cosa che si ritorce contro. A parte gli scherzi, io non sto capendo molto che idee in testa ha in questo momento. Perché, e ringrazio Michele Coss di cuore che si è abbonato, praticamente ha inserito Bin che è una guardia che vorrebbe, dovrebbe anzi fare i play, però è più guardia, non è un grosso difensore, non è un grosso tiratore non ho capito bene l'inserimento di Anthony Bean a parte per il fatto che era libero e che era, sta era già stato in una squadra di Serie A e quindi a livello di mercato te lo gestivi meglio non l'ho capito molto a livello tecnico, tattico l'inserimento in questa squadra e soprattutto ora manca un 4 perché si sta trattando per Jones per la prossima stagione mossa secondo me molto intelligente visto come sono andate le cose ma per questa stagione hai mandato via Anderson non prendi nessuno? Boh, non lo so, ora vediamo. Oh, poi, 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 poi. Ehm, dice, mi ero rimasto un po' indietro, aspettate, eh, mi, mi sono perso qualche cosa, non lo so, non lo so. Eh, dice Gabriele 0624, che ne pensi dei rumors su Ebois e Toté a Pesaro? Penso che tutte e due ovviamente non siano percorribili come ipotesi uno dei due ci potrebbe stare e vi dirò anche la mia secondo me la fortitudo non ha fatto una gran cosa a prendere Dario Hunt poi magari se, se avete il piacere di parlare della fortitudo ci entriamo e analizziamo nel meglio il discorso però con Dario Hunt lo spazio di Totè di... praticamente non esiste più ora, mandarlo in prestito a Pesaro che però sarebbe visto come si è messa la classifica una delle avversarie dirette per la posizione di, di classifica, anzi, Pesaro è molto più avanti in questo momento rispetto alla Fortitudo, boh, mi sembrerebbe un, un, un po' strano, sinceramente, da parte proprio di Bologna quindi non lo so non lo so forse forse vedrei più bene Bois anche se visto che prima si parlava di Varese la collocazione perfetta secondo me per Bois sarebbe proprio Varese Varese cerca un 4 un giocatore che comunque può giocare anche da 5 e si può accoppiare bene con Scola e quindi un giocatore che, in cui la tecnica sia sì importante ma tanto c'hai Scola che è cattedratico e quindi ci vuole più che altro uno che porti energia rimbalzi salto e gente che, che, che butta un po' di per cui sarebbe perfetto. Dove sta la magagna? Ne sordi perché ovviamente Varese. Non penso che possa avere le disponibilità economiche per arrivare a Ebois, che Ricordo, è stato tagliato da Miami. Ora proverà a entrare in G League e compagnie varie. Ma secondo me farebbe bene a tornare da noi e crescere e fare esperienza e giocare, anche per questo non sono così tanto convinto della soluzione Pesaro, Perché è vero che comunque avrebbe spazio. Però sarebbe la riserva di Kane, in teoria, mh, boh, Kane e Filipovic mi sembrano abbastanza messi bene sotto canestro, per cui sì, minuti, ma non così tanti quanti forse servirebbero a eh, Evo boh, Forse sarebbe una soluzione migliore per Toté, ma ho dei dubbi, secondo me se la fortitudo lo manda via, lo gira in prestito magari in A2 per fare esperienza, perché non mi sembra nella condizione di poter rischiare di rinforzare avversarie dirette, eh, per capirsi. Eh, poi, 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 vedevo, vedevo cose, vedevo un po' di, di bicchieroni, vedevo un po' di bucher eh, vedevo, vedevo Pennetta che c'ha il messaggio riscattato in evidenza e che mi chiede, Brindisi, dove può arrivare? ragazzi, di Brindisi si è parlato tanto recentemente e c'è stato anche un rumor che ha fatto impazzire il web nelle ultime ore perché Frank Vitucci ha pubblicato una foto su Instagram in compagnia di Andrea Bargnani pare, io vi dico proprio fonti banalmente di Brindisini, che sia stata soltanto una visita di cortesia quindi i due si conoscono, sono amici, hanno avuto modo di trovarsi e tutto. Oh, facciamoci un surfing, così almeno nel frattempo si parla un po' anche della cosa. Pare che sia soltanto questo. Se poi la domanda è come vedrei io Andrea Barniani a Brindisi, lo vedrei molto bene, e forse potrebbe essere veramente il giocatore che. Colma quel gap che c'è in questo momento nei confronti delle primissime squadre di Serie A. Perché è vero che Milano ha un roster troppo più lungo, troppo più talento, troppa più che vuol, troppi più soldi, quello che volete. Stessa cosa per la Virtus Bologna, però. Brindisi è riuscito a mettere in piedi un gruppo di giocatori, una squadra che funziona, che gira bene, che è una vera squadra e quindi già ha recuperato posizioni di per conto suo. Gli ci aggiunge un lungo, che mancherebbe un po' in rotazione, e italiano, e del talento e del valore di Bargnani. Lo so che è fermo da una vita, ma sempre di Bargnani stiamo parlando. Prima scelta NBA, tutto quello che sappiamo verrebbe qui mica a fare 35-40 minuti di media, verrebbe a fare la sua parte in una squadra che è già super rodata e che funziona benissimo. Quindi, dovesse arrivare Bargnani? Ma ripeto, no, perché al momento no, non c'è niente neanche per poter cominciare a parlare di un rumors, però dovesse arrivare Bargnani io la metterei direttamente ai livelli di, di Milano e Virtus. È un po' esagerato, sì, perché loro sono più lunghe come roster, però Brindisi funziona sul campo e quindi quello che gli manca lo recupera lì. Senza un giocatore alla Barniani è ancora sotto, però è lì sotto. Cioè è in semifinale, se tutto va come dovrebbe. E poi vediamo. Quindi... Eh. Oh, poi, poi, poi. Ci abbiamo un altro messaggio riscattato, Matteo Dalk. Ciao, vedo, ti ho mandato una mail ieri sera riguardo Dan. Dan Peterson, credo mi è stato detto però che non avrò novità prima di Natale, ovviamente sarà difficile ma sono fiducioso, grazie mille Matteo, sono indietrissimo con le mail, le recupererò quindi arriverò anche alla tua e, e ti risponderò nel merito però per il momento, grazie mille ehm Ciuss, sono sempre sui messaggi riscattati eh, ragazzi, Ciuss dice Ciao mitico vedo. secondo te cosa sta succedendo a Carroll a Treviso, Carroll di Treviso? Allora, la cosa l'abbiamo un attimino anticipata anche nelle pagelle, poi il discorso va un po' snocciolato ehm, Il Carroll delle ultime partite è agghiacciante, in senso negativo, cioè è troppo brutto per essere vero Allora le ipotesi sono due, o c'è un qualche cosa a livello personale del giocatore, perché comunque sono son persone anche i giocatori, e può succedere un periodo no per motivi anche extracestistici. Oppure c'è qualche cosa a livello tattico all'interno della squadra che in questo momento fa far fatica a Carroll a trovare la sua collocazione, non potendo indagare più di tanto la sfera personale dei giocatori, perché chiaramente siamo al di fuori del contesto. Io mi limito un attimo a un'analisi del discorso squadra. Quando c'era Tyler Cheese, se vi ricordate, so che non ha fatto troppa breccia nel cuore dei tifosi trevigiani, ma comunque c'era, ve l'assicuro io, ehm, Carroll giocava molto bene. Anzi, in pre Carroll era uno dei giocatori migliori della squadra. Con Cheese, eh, però, lui aveva un ruolo, se ci pensiamo un attimo, un po' diverso, perché da quando è arrivato Sokoloski, Sokolowski fisicamente è un altro giocatore rispetto a Cheese. È più alto, è più grosso, ma soprattutto si prende più responsabilità offensive. Il ruolo di Jeffrey Carroll è diventato: prima era la, la, la piccola titolare con un'importanza offensiva, diciamo nel podio della squadra. Ora è un 2-3 che, che, che ci, a, arranca nel tentativo di prendersi qualche tiro fuori dagli schemi e che fa fatica. Quindi, la domanda è, è stato un errore dare via Cheese per prendere Sokoloski, ma manco per l'anticamera del cervello, perché Cheese ti remava contro e Sokoloski invece è una delle sorprese fino a questo momento della stagione. Però bisogna rivedere la posizione di Jeffrey Herron. Secondo me è soltanto questo, vi dico la sincera verità, il discorso. Poi da qui a farla facile ci ne corre perché ovviamente sarebbe facile anche prendere le mani di Mehovulu e tenergliele legate alla schiena in modo tale che difenda soltanto di tronco e non commetta 5 falli in 5 minuti, però non si può fare, e quindi un conto le cose a dirle e un conto le cose a farle. Eh? Poi, ca Capitano Stiff, avevo letto roba, sami 97 h quando si tifa Trento è sempre una sofferenza finché non finisce la partita, e questo il bello... Perché Sami97K non mi ricordo che cosa aveva detto. Ehm, no, non lo so, ragazzi. Io poi mi perdo nelle chat e quindi, e quindi non so. Recuperatemi voi, eh, bravi moderatori, perché cosa, cosa è successo? Co, cosa, no. Aggiorna moderatori, aggiornatemi. F fatemi sapere. Eh, C'è un altro messaggio riscattato: Filo87, ciao Edo, come mai la Fortitudo è così in difficoltà? Secondo me il quintetto non è da ultima in classifica, ma forse mi sbaglio, ma il quintetto non è da ultima in classifica, anzi, il quintetto per quelli che erano. Lasciamo stare il mio ranking di inizio anno, ok? Che io a volte ci do, a volte ci do, e va bene, ma in generale quello che un po' tutta l'opinione pubblica pensava era che la Fortitudo fosse una delle squadre. A ridosso delle primissime se non la volevi mettere insieme alle prime quattro che erano la Virtus Milano, eh, la Reier e la Dinamo, era quinta, cioè era comunque lì, poi il campo ha detto cose molto diverse fino a questo momento, però consideriamo anche che è stato aggiunto un giocatore come Wesley Saunders che era stato uno dei migliori nelle ultime stagioni del campionato italiano in assoluto proprio, è stato aggiunto così e poi la cosa non è andata bene è stato aggiunto Dario Ante che comunque il suo in Italia l'ha sempre fatto, cioè i soldi sono stati spesi. Il problema, forse, è proprio nel farli giocare tutti insieme. Io, sinceramente, vi dico la mia: l'acquisto di Dario Hunt non l'ho proprio capito. Il problema principale de della Fortitudo fino a questo momento è che non c'è un, un playmaker, cioè non c'è uno che riesce a organizzare. Il gioco come si deve, c'è Fantinelli, però Fantinelli è stato fuori per tanto, si vede che ancora non è al top, in più non mi sembra che Dalmonte abbia tutta questa grossissima considerazione di Fantinelli, ma se il problema principale è che ti manca uno che ti organizzi il gioco e prendi Dario Hunt, che se non gliela alzi e non gliela metti per bene tra le mani non sa che fare in attacco, Cosa lo prendi a fare? Dice piglia rimbalzi, ma rimbalzi le piglia anche app. Il fatto di app, il problema di app è che, siccome non è uno di quelli che si butta, che si bucia i gomiti, i ginocchi, che ci mette, no, tutta, che, che fa le urla, allora sembra sempre un attimino soft, ma in realtà è uno che ti inganna in questo senso perché, comunque, nella classifica dei rimbalzi, nei rimbalzi al minuto in particolare, è ai primi posti della serie A, li tira giù i rimbalzi. Difendi il giusto, ma i rimbalzi li tira giù. Quindi, mh, sinceramente, io non ho capito. In più, eh, Tote era stato uno di quelli più positivi nell'ultimo periodo, nell'ultima partita in particolare. E prendi Hunt perché devi buttare fuori anche un altro, e quindi probabilmente Fletcher. Che comunque Fletcher, nei pochi minuti che aveva avuto, se c'era uno che aveva messo qualche tripla importante fino ad ora, nei momenti caldi della partita, era stato Fletcher via via nelle varie partite. Quindi proprio Ant non l'ho capito proprio per niente, sono sincero. Mentre ero stato molto favorevole per l'innesto di Wes Saunders, anche lì poi bisogna un attimo capire il perché la squadra in parte l'ha rigettato questo innesto, Ant proprio non lo capisco. E sulla falsa riga di Ant no, non so a questo punto che, che, che idea di squadra ci possa avere dal Monte, so, sono molto sincero. Quindi curioso di vederlo, però boh, ieri sera non è andata benissimo, eh, ve lo devo dire. Ehm, poi, 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 dice abbastanza appassionato, eh, aspetta eh, Ingegneria del Canestro ha detto, Dalmonte ha detto che ha capito molto dalla partita di ieri, ma be beato lui, se ci ha capito qualcosa ce lo farà capire anche a noi forse, io non ci ho capito tanto sinceramente, quindi vediamo. Abbastanza appassionato, io proverei Bellinelli prima della partita con Milano. Che ne pensi? Anch'io. Ma anche soltanto per togliergli un po' la, la ruggine da esordio, no? Il fatto delle aspettative, anch'io. Però è anche vero che se ne facciamo una questione esclusivamente di marketing e quindi che esula dal contesto della competizione. Quella partita, se fosse anche l'esordio di Marco Bellinelli in Serie A, il riesordio dopo tanti anni, assumerebbe chiaramente delle sembianze molto particolari e molto più interessanti. Quindi diciamo che se esordisce prima sono contento perché secondo me è meglio per lui e per la squadra, se esordisce durante la, la, la partita con Milano sono contento perché fa un bene al nostro movimento, eh? in maniera un po' diplomatica. Marco Cesana, ciao Edo, che ne pensi del nuovo acquisto di Hantu, Big B. Williams, chi verrà tagliato? Spero non Kennedy, lo spero anch'io. Eh, il discorso è questo. Kennedy da quando si è cominciato a vociferare dell'arrivo di un sostituto, ha cominciato a giocare come ci si aspettava. Quindi doppie doppie, intimidazione difensiva, ieri sera ha fatto sette stoppate. Va bene tutto, ma per fare sette stoppate vuol dire che il giocatore c'è. I movimenti in attacco, ce l'ha, i tiri liberi. Le sa tirare sul fisico e l'atletismo non è mai stata in discussione. Io ripeto quello che ho detto nell'ultimo pagellone. secondo me a Cantù non mancava a lungo, ma non è che io ce l'abbia con, con Will, Big B Williams che è arrivato ora, anzi, secondo me è un buon giocatore per il nostro campionato. Però non serviva a Cantù, serviva un esterno, probabilmente. Forse con il rientro di Smith e tutti in palla, manca un esterno. Mm, ma se proprio proprio volevi cambiare qualcuno sapete che io un po' ho preso di mira Woodard e quindi lui ma forse neanche lui sicuramente non Kennedy questa è la mia però poi mi potete anche dire sì però Kennedy ha cominciato a giocare così da quando si è cominciato a dire se ne piglia un altro quindi anche lui vuol dire che prima stava un attimino questo ci sta questo ci sta quindi può essere stata una mossa psicologica però cara la mia mossa psicologica quindi non lo so, però spero non lo cambino, sinceramente. Ante il rasconto? Sì, probabilmente sì, però. Ehm, poi, 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 eh, solo i moderatori possono bloccare la gente, ma c'è stato qualcuno che è stato bloccato, signori? Fatemi sapere, io ho dato, ho dato come si dice, compito e, e, e mansione di bloccare in casi, insomma... Importanti. quindi non so che cosa è successo in chat vedremo recupererò vi farò sapere um... Sami97, ah, oh, di questo si parla. Eh, riscattando un messaggio, di i 97, tranquillo se ti sei perso i messaggi. Edo io e capitano Steve siamo entrambi tifosi dell'Aquila. E quindi durante le live LBA commentiamo le partite fra noi. Le mie congratulazioni per i 30k. Comunque stasera tanto lavoro per i mod. C'era gente in chat che sparava più stupidaggini dei dirigenti dei Knicks in ogni sessione di mercato. Chiedo scusa ai newyorchesi, era per rendere l'idea. Allora mi sono perso tanta roba. Perché se, se il paragone è quello con i dirigenti dei Knicks è un macello. No, vabbè, comunque dai, ragazzi. L'importante è che, che la cosa si sia eh, messa, messa a posto. Sapete che a me piace la goliardia e comunque anche no, gli sfotò e, e i commenti belli, belli accesi. Io cerco di mantenere una plomba in quanto proprietario di casa, bisogna anche dare. Però se la chat comunque ci sente è bello, mi piace. È dentro i limiti, ovviamente. Eh, eh. Poi, 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 Livio080 da tifoso Reyer, voglio Baldasso a Venezia. Venezia, intanto, nel frattempo, pochissimi minuti fa, si è portata a casa Campo Grande. Per il momento rimane soltanto per gli allenamenti. In realtà, no, secondo me rimarrà a tempo pieno. Faceva più comodo Baldasso? Sì, però eh, è un play, e quindi, non, play non si può sampigliare. Detto questo, a Venezia è proprio play, c'è cioè, l'area che non ci fanno i play, quindi, non si può sampigliare. Oh, perché dice che cosa mi sono perso, sono potuto arrivare, ti sei perso un, un po' di dissing, un po' di flame in chat probabilmente, ma me lo sono perso anch'io. Quindi non è, è capitato niente di, di problema. Um, um, play PlayUsa, eh lo so ragazzi, PlayUsa. Play, io e PlayUsa Venezia ormai... Io penso che quando un giorno finirà no, anche il ciclo eh, con De Raffaele, De Nicolau, quindi si dovrà ricominciare da capo e magari verrà preso un play USA, io non ci crederò. Quel giorno lì io dirò: non è vero, no, mi, mi state prendendo in giro. Secondo me andrà a finire così. Un play a Venezia è impossibile, e infatti, è impossibile, raga, non, non c'è proprio modo. Um, vedo la sofferenza nei tuoi occhi. Dice capitano Stiff quando pensi ai play per la Rayer. Ma sì, ma sì, perché vabbè, allora. Campo Grande. Ok, però, Campo Grande, secondo me, è uno di quei giocatori che ora può fare comodo. Perché, comunque ho letto che anche Bramos ha qualche problema. In generale, tutta la squadra è un po'. Eh, quindi, ok. Però non è cioè, quando tutti saranno al top della condizione, Campo Grande è un di più buon giocatore, ma è un di più eh, c'era uno che ti insultava ah, ma insultava a me ragazzi. no, insultava a me me lo son perso no eh vabbè, vabbè lo, lo recupererò, sono curioso di vedere quali insulti può muovere una personcina tanto per bene e tanto a modo come il sottoscritto che esprime tutte posizioni per niente eh? cioè, è, cioè com'è che, strano, strano, non faccio altro che crearmi nemici e eh, vabbè, andiamo avanti, eh, vedo un po' di Booker. Mm -hmm. io penso che Reggio Emilia dice è deal eh, debba andare sul mercato dopo la rescissione di Blooms e Cham fuori per tre mesi hai qualche news come la pensi? Reggio Emilia, avrebbe... Reggio Emilia partiva già a inizio anno come una delle squadre più corte in assoluto e è stato mandato via Blooms e è stato sacrosanto mandarlo via perché non si poteva guardare eh, Cham è fuori e anche lui i suoi minuti comunque li giocava Kisling è in condizioni inguardabili quindi sì Avrebbe bisogno. Il fatto però che non si siano ancora mossi mi fa pensare che manchi proprio la materia prima per potersi muovere. E anche questo, ragazzi, purtroppo è... Dato di fatto, e bisogna un attimo farci i conti. Noi dall'esterno possiamo solo giudicare l'aspetto tattico, l'aspetto tecnico. Ci sarebbe da investire qualche cosa, però poi, se mancano i soldi, bisogna fare quadrato attorno al gruppo. E mi sembra che comunque Reggio ci stia provando e ci stia anche riuscendo. Il Brandon Taylor delle ultime partite è una roba clamorosa, eh. Eh, abbastanza passato. Aspetta, eh, Sami 97H dice i play use a Venezia sono come i centri non undersize a Trento. Tutti ne parlano, ma io penso che non esistano. Credo anch'io, sinceramente. È proprio che quando entri, capito? Che, che cominci e vedi il cartello scritto Venezia. I, i play no, ferma la macchina, fammi scendere. Io non vengo. E succede questo dice abbastanza appassionato io dal tifoso Virtus prenderei un centro per sostituire uno tra Gamble Hunter e Tessitori non sono secondo me a livello degli altri ruoli che ne dici? allora secondo me sono molto sincero Tessitori è un buon investimento e essendo italiano è un gran bel avere però essendo italiano per giocare ai livelli a cui compete la Virtus in Italia e in Europa è un terzo centro però siccome è stato preso per fare il terzo centro va benissimo mi piace molto Hunter e anzi secondo me eh, paga un pochino il fatto di essere leggermente sottodimensionato, parliamo sempre di livelli top del top, eh? Eh, però io qualche minuto in più glielo darei, qualche dubbio su Gamble io ce l'ho, ma ce l'ho sempre avuto, mm, al di là delle cifre, che poi Gamble è uno di quei giocatori che le cifre in qualche modo gli danno sempre ragione, eh, io su Gamble eh, qualche dubbio ce l'ho sempre avuto. Non è stato cambiato in estate, secondo me non avrebbe senso cambiarlo adesso, sono sincero, però io l'avrei cambiato l'estate scorsa e sicuramente lo cambierei la prossima. Questa è mia opinione personalissima. Eh. Eh, dice Davidez, Doyle sa solo prendere e tirare senza palla e quando gli viene chiesto di ragionare è dannoso. Andrebbe bene come sesto uomo che entra e tira tutto quello che gli passa in mano. Sì. Eh, sì e no, Nel, ti dico la mia. Eh, il problema in questo momento è che si sta chiedendo a Doyle un po' per come è strutturata la squadra, un po' per le assenze o comunque i giocatori che sono in difficoltà a livello fisico. Gli si sta chiedendo di fare il play e anche no, non, no, proprio no, 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 no. Eh, potrebbe fare meglio anche da guardia. Io credo però, avendolo visto diverse volte e sapete bene con particolare attenzione quest'anno, che il contesto migliore per Doyle sarebbe quello di una squadra non dico la Virtus o Milano o, o simili, ma comunque una squadra con un, un roster un po' più importante rispetto a quello di Trieste. Questo non è una discriminazione nei confronti di Trieste, anzi, è un dire che secondo me un Doyle da 15-20 minuti dove può, in una squadra dove può essere da rotazione, sarebbe un giocatore molto prezioso a Trieste c'è bisogno di altro, ora come ora, cioè c'è bisogno di un giocatore che regga il campo per 30-35 minuti e si prenda l'attacco in mano. Nel momento in cui Henry era Henry a inizio campionato e quindi faceva secondo me anche molto di più di quello che potrebbe fare e tirava giù i ventelli e i trentelli, si sentiva meno il fatto che Doyle non fosse il giocatore che forse ci si aspettava. Ora che Henry è in difficoltà Doyle eh, non, non lo si può più, secondo me, non ci si può più permettere mh, a, a, a Trieste. Questa è un po' la mia idea. Bisogna vedere quanto ci mette Henry a tornare il giocatore che era e bisogna vedere se nel frattempo Doyle riuscirà a ritagliarsi un ruolo. Però, ragazzi, da guardia, Playmaker? no. Questa, questa è la mia idea. Ehm, aspetta, eh. Non abbiamo ancora parlato di Petrucci, dice giustamente Fil87, ma perché sto aspettando il pollo che faremo subito? Oh, aspetta, eh! Ho recuperato anche un po' di, di mo mobilità di schiena, per cui facciamo subito un pollo in chat e vi voglio chiedere una cosa di cui abbiamo parlato a inizio live. Aspetta, eh, perché non ve la voglio spoilerare. Allora. Aspetta, è eh, tutto quasi pronto. scrivendo una 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 poesia bene Iniziamo il sondaggio e voglio vedere che cosa pensa l'opinione pubblica in merito alla notizia che ha sconvolto gli animi de dell'internet. C'è sempre Petrucci ai vertici, comunque è una delle preferenze assolute della nostra chat. Vorrò fare anche l'emoticon. Il problema è che non so se ehm, può essere... Eh, bannabile le moti con di petrolio, non lo so. Mi devo informare se la possiamo fare. Se ho la liceità di farla, la faremo. Eh, vedo per il momento che anche voi, come il sottoscritto, l'avete presa molto sul serio la questione Andrea pagnani. Perché? Eh, nel risultato del sondaggio abbiamo per ora più del 50% di voi che pensano che possa tornare sì, ma come commentatore delle partite su Sky. E subito dopo a ruota, il 47% di voi pensa che Petrucci. Quindi soltanto il 7% di voi pensa che possa tornare a Brindisi e nessuno pensa che possa tornare in altre squadre diverse da Brindisi. Eh? Petrucci anche stavolta si è preso la medaglia d'argento. Non è male. Petrucci becca un sacco di preferenze, dovunque vada. Si candida a fare il presidente dei CONI, borda preferenze. Lo metto io nei sondaggi, borda preferenze. È una dose anche questa, nemica da tutti. Poi, 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 abbiamo perso Petrucci. <ride> dice Aleandro 89. Ciao vedo, so che è una domanda un po' fuori tema, ma ultimamente sono appassionato all'Eurolega. La trovo il giusto compromesso fra il medio livello tecnico dell'LBA e la poca tattica e strategia della regular season NBA. Sei d'accordo? Sono abbastanza d'accordo, nel senso che mh, diciamo che nell'idea proprio di creazione dell'Eurolega. Ci sarebbe questo, cioè una lega che mette insieme il top, il non plus ultra della pallacanestro europea, cercando di portare diciamo, l'idea più tecnica e tattica di basket di matrice di stampo prettamente europeo a livelli quanto più possibile simili sia alla spettacolarità che al ritorno mediatico che ci può essere nei confronti dell'NBA. Questa è l'idea di partenza dell'Eurolega. Mm, ci sono stati dei momenti in cui c'è riuscita un po' di più, ci sono stati dei momenti in cui c'è riuscita un po' di meno. Secondo me, recentemente ci sta riuscendo un po' di meno, nel senso che il livello generale si è un po' livellato mm, verso il basso. Eh, però come idea, anche secondo me è esattamente questa. E io mi, mi dispiaccio di non poterla seguire come vorrei, però purtroppo 24 ore ho io, è una masnara di partite, soprattutto ora che ricomincia l'NBA, è un disastro. Eh, bah bah bah, intitolata una via Petrucci per favore che potrebbe essere anche no? mm, una, una, un invito volendo eh, la curva Petrucci in tutti i palazzetti due parole su Brindisi chiede il cecca1 eh, ne abbiamo parlato un po' in apertura, eh, non nascondo il fatto che sia una delle squadre che mi piace di più in senso assoluto in tutto il campionato, perché è così, è evidente. Eh, non credo che possa reggere al primo posto in stagione regolare per tutta la stagione, anzi, spero per Brindisi che non chiuda al primo posto in stagione regolare. Perché se così fosse, cioè se chiudesse veramente al primo posto di stagione regolare, vorrebbe dire, secondo me, per il roster attuale di Brindisi, arrivare ai playoff un po' scarichi, un po' stanchi, un po' corrosi, tra virgolette, dalla fatica che, che, che ci si è fatta a mantenere il primo posto di stagione. Quindi preferirei vedere una brindisi terza, quarta, giù di lì, eh, che però ai playoff può dare del filo da torcere a tutti. Eh, perché, secondo me, veramente Prindisi e Playoff può dare del virus a torcere a tutti, anche giocando ogni due giorni senza problemi? Perché sono tutti giovanissimi, sono tutti forti atleticamente. Anche nello scambio, Banks Harrison ci si guadagnato 7-8 anni. fa per dire, quindi, eh, queste cose si sentono. Eh, Cloud Gu0, ciao Edo, si è già parlato della Reier, Se sì, si può avere un breve riassunto, si è parlato della, della mancanza storica della Reier, che è quella di un playmaker, e si è parlato del fatto che ora, secondo me, serve l'inserimento di Campo Grande. In futuro. ni. ni. Però è anche vero che insomma, Tonut ogni tanto ha dei problemi, eh, Bramos ha la sua età, anche Schappel comincia a averci la sua età, eh, Casarin comunque è da testare, nel, soprattutto nelle partite importanti dei playoff, le prime esperienze, eccetera, eccetera, quindi ci sta, l'innesto di Campogrande ci sta, comunque ripeto, per ora è soltanto per gli allenamenti, ma secondo me rimane, eh, però mancava più un pleme, questo è, è innegabile. Ehm, quali saranno, dice Ciusci. I fattori della ripresa della Rayer, secondo me, innanzitutto a livello fisico, cioè c'è bisogno di riavere la squadra al top. Saranno due i fattori principali. Ritornare ad avere un livello fisico accettabile. Austin Day si è rivisto ora. Eh, dopo mesi e mesi, il discorso de del long Covid nei giocatori è particolarmente evidente. Fateci caso e l'altro è watt ragazzi eh, noi abbiamo passato due anni a dire e, e a fare gli elogi di michel watt l'importanza di michel watt per questa squadra lo perdi è normale che si senta è vero che la rare è lunghissima è vero che comunque c'è foto e gli anni scorsi non c'era quello che vi pare se non c'era foto era un macello in questo periodo però comunque l'assenza si sente c'è niente da fare eh, Sami 97 dice sono sempre i messaggi riscattati eh, considera una candidatura cronista per Eurosport, quelli attuali sono imbarazzanti. Eh, mm, non, 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 allora, io facevo, vi svelo questa cosa. Io facevo le cronache, eh, le radio... Quando lavoravo alla radio, anni e anni fa, io facevo le radio cronache delle partite. Però eh, era, era una vita fa, sinceramente... E poi è un mondo, quello della comunicazione legato alla pallacanestro, che è abbastanza impostato. E quindi io anche lì ci stavo un po' stretto. Però, sotto certi aspetti, è un'esperienza che rifarei volentieri. Chiaramente non, non, non mi chiameranno mai a fare le, le telerone. E meno male, e meno male, dico. Ehm, poi sul discorso dei teleronisti di Eurosport... Bah, bah, bah. In realtà qualcuno mi piace, eh, qualcun altro rivedibile. In generale, se, senza fare nomi, tanto mi sono già fatto troppi nemici, mi sembra inutile andare proprio a girare il coltello nella piaga, eh, vedo in generale i cronisti di Aerosport un pochino avanti rispetto a quelli di Rai Sport. Quelli di Rai Sport faccio un po' fatica. Eh, dice Svazze 51, siamo sempre nei messaggi riscattati. Eh, che ne pensi della possibilità che venga fatta una squadra inglese che faccia solo l'EuroLega? Perché no? L'Inghilterra in generale, la Gran Bretagna eh, con la pallacanestro ha sempre avuto un rapporto un po' particolare rispetto anche a altre nazioni europee? Eh... Leggevo di tante ipotesi, di tante ipotesi, leggevo che quella di creare una squadra a livello, diciamo, non locale della città di residenza, ma generale a livello europeo, poteva essere anche un tentativo per poter cominciare a piantare un semino per vedere poi una franchigia NBA in Europa quando magari tra qualche anno le comunicazioni saranno rese più facili, ovviamente post-covid e tutto quanto. Ci sono tante idee in campo, eh, però secondo me fanno tutte bene, perché ora come ora ci abbiamo bisogno di idee. Il problema principale del nostro basket, in senso assoluto de della pallacanestro italiana, ma in senso un po' più ampio e generale della pallacanestro europea, è la mancanza di soldi. E lì sì ci puoi fare, ma fino a un certo punto, ma anche la mancanza di idee. E quello è grave. E quello è grave. Perché se c'hai i soldi ti puoi permettere di non avere grosse idee. Tanto ho i soldi. Ma se non ce l'hai, eh, devi tirare fuori un po' di idee. Perché se no eh, è un macello. Eh. Ehm dice Michele Hoss io ti ci vedrei alla grande addirittura con Sky eh, tu a via libera a, con licenza di uccidere sarebbe pericolosissimo potrei dire cose di cui mi pentirei che se le dici qui su, su Twitch o su YouTube bah tutto sommato eh, passano un po' in cavalleria dice ma quello fa lo youtuber quello fa lo streamer capito mi lasciano un po' il tempo che trovano la gente mi prende in considerazione fino a un certo punto ma se le vai a dire in televisione eh, viene fuori uno dei cronisti anzi non era proprio un telecronista faceva da spalla eh, che secondo me era il più politicamente scorretto nelle pochissime brevissime apparizioni che gli hanno dato ci, che, che cosa sta succedendo ci sono dei, dei beat quindi ora torno a leggere intanto ringrazio Clap ehm Dicevo, uno dei cronisti che secondo me era più politicamente scorretto e che ci avrebbe dato delle gioie e delle soddisfazioni eh, era Mario Boni. Infatti, ha fatto tipo tre telecronache e poi l'hanno subito segato e non si è più rivisto. Perché sì, perché sì, perché a noi ci serve Michelini. Fatto dei secondi di silenzio per Michelini, eh? Eh, poi dice Matteo Herki 76: eh, Ciao, Edo, hai visto ieri la Dinamo? Proprio una vergogna. Tillman sta giocando veramente di schifo. Dovrebbero sostituirlo. Che ne pensi? Il problema di Tillman è, per quel che mi riguarda, simile a quello di Jeffrey Carroll di cui abbiamo parlato eh, a inizio video per Treviso, cioè il giocatore. C'è, vale, è valido, lo vedi, però c'è un mix di problematiche fisiche e di ambientamento generale, tecnico, di chimica, di squadra, che in questo momento lo fanno sentire un corpo estraneo. Quale sia preponderante sull'altro di aspetti, sinceramente non lo so, perché anche il discorso fisico, ragazzi, allora... Sicuramente chi l'ha visto per la prima volta quest'anno con la Dinamo non l'ha notata troppo questa cosa, secondo me, ma chi lo seguiva già da un po', come il sottoscritto, questo salta la metà di Tillman, cioè sembra che gli abbiano mandato il fratello che ha i capelli uguali ma salta la metà, e è un problema. E quanto il fatto di non, di non riuscire ad avere lo stesso impatto a livello atletico sulle partite lo condizioni e quindi lo faccia risultare un corpo estraneo anche all'interno del gruppo e lo faccia stare sempre un po' in disparte con la faccia moja, o quanto il fatto che si senta un corpo estraneo rispetto al resto del gruppo, il fatto che stia sempre un po' in disparte con la faccia moja, lo porti anche a, a rendere di meno sul campo e quindi sembra anche in difficoltà fisica, questo non lo so. Ce lo devono dire dalla dinamo. Io non credo a questo punto che si opti per, per il taglio. Perché se lo si voleva fare lo si era fatto prima. Penso che lo si voglia cercare di recuperare a livello psicologico, a livello umano, e se c'è una persona in tutto il mondo che lo può fare, quella è Gianmarco Pozzecco. Eh, però chiaramente i tempi iniziano un attimo a stringere, questo sì. Eh, unico adeguato dice Ingegneria del Canestro sono sempre sui messaggi riscattati è Trigari che infatti è bravo perché dice spesso la sua e per la sua intendo non sempre politicamente corretto e esasperato è vero, è vero, è vero, è vero Nick è bravo e io l'ho conosciuto anche a livello personale però anche lui se ci guardate, se ci fate un attimo caso per la professionalità che ha e ormai anche per l'esperienza che ha perché sono tanti anni che è lì che fa le telecronache non è mai riuscito a fare la carriera che avrebbe forse meritato e forse anche per questo eh, perché si tende a preferire gente che gestisce un pochino meglio secondo me, eh, poi facciamo speculazioni eh, c'erano dei, dei beat, io mi ero perso dei beat eh, di Clap, che, che ringrazio di cuore che dice, bello giocare a NBA, io vedo in sottofondo e sai che questa cosa potrebbe essere vagamente profetica? Eh, ci sono delle novità che arriveranno qui su Twitch e arriveranno qui su Twitch il 26 di dicembre. Io sta cosa l'avevo già un po' detta, ogni tanto la ridico. E, eh, 26 di dicembre. Non posso spoilerare altro. Ehm... P -p -p Per te Trieste, dice Fabio Triga, secondo te è solo un problema di riprendere il ritmo partita o ci sono altre situazioni? Secondo me è proprio un problema di prendere il ritmo partita, non di riprendere, perché oltre allo stop di 49 giorni, tutto quello che sappiamo, Trieste già prima era in una situazione difficile a livello fisico perché non aveva Odano, non aveva Henry, erano... Probabilmente i due giocatori più importanti della squadra. Quindi questa squadra si è ritrovata ora a dicembre a giocare contro squadre che sono lì eh, sul pezzo da tre mesi, da zero. E quindi non è soltanto che sei indietro a livello fisico, sei indietro a livello di tutto, di squadra. Eh, ci vuole un po' di pazienza. Chiaramente la pazienza va, va trovato poi anche un equilibrio tra la pazienza e la classifica, e, e bisogna un attimo vedere quale delle due si assesta per prima. Dice Nicola Orsatti, messaggi sempre riscattati. Ciao Edo, non so se ne avete già parlato, ma alla fine a Brescia eh, arriverà un centro o si resterà con Bars adattato e ristice, sembra più o meno in ripresa. Io ero straconvinto che arrivasse un centro, un centro verticale, un centro atletico, uno di quelli che si lotta su tutti i palloni, un centro alla Jahori Williams per dirne uno di Trento, ex squadra di Maurizio Buscaglia. Um, sto vedendo però che comunque l'esperimento Ristic e Buscaglia non l'ha accantonato come invece io pensavo che facesse subito appena arrivato il primo giorno messa la tuta e andato in palestra quindi non lo so, non lo so mm, può anche essere che magari si voglia prendere qualche settimana in più per vedere se riesce a tirarne fuori qualcosa di interessante rispetto a prima già ci sono stati dei passi avanti secondo me nei confronti di Ristic io continuo a dire che secondo me la soluzione sarebbe prendere un centro verticale di quelli proprio atletici e spostare Bartz da 4. Però io l'ho sempre visto un 4, Bartz per me da 5 perde la sua caratteristica principale, che è il fatto di essere gonfio il doppio di qualsiasi altro 4, eh, di mangiarli in testa, cosa che faceva per esempio a Cantù, eh, però è una mia idea. Um, dice clap cosa fai quasi gaming su twitch se è così sono io il veggente te lo consigliai in un commento su youtube no non è il quasi gaming su twitch però il 26 ci saranno novità eh ehm um, Dice Michele Ross, ragazzi per il bene del basket italiano dobbiamo far salire i canali dietro, così che poi avremo su Sky lui che urla contro tutti. Vero, immaginate che sta lì e fa, gente non prende manco il tiro al piccione, mi pare i e è arrivato a fiondo. E anche quello sarebbe difficile, capito? Perché poi nel mentre che comunque io durante un video chiacchierato ce la fo a tenermi un attimo il toscano e... e, e la sci, ormai per... cioè, la sci ormai si vede e non mi ci spreco neanche più a provarci a tenermela Però per il resto mi, mi tengo un attimino, cerco di mantenere un minimo di aplomb no? E invece quando faccio le, le cronache ed è quasi gaming Siccome la cosa mi prende sul momento, lì non ce la fo E quindi penso che succederebbe anche in una partita normale Sarebbe un grosso problema, ma, ma grosso grosso anche perché, e ringrazio MR GABUB BUPG, Mister GABU, Gabu POINGARD. Forte, non lo so. Comunque, grazie mille di cuore che si è abbonato al canale. Dicevo, anche perché vi do questa piccola chicca, qualcuno probabilmente ci è già arrivato. Ehm, io sul Quasi Gaming commento praticamente tutte le azioni. In realtà voi non le vedete tutte, ne vedete circa un 70%. Perché il 30% sono quelle che non sono pubblicabili, e quindi taglio, capisci? E invece in diretta non c'è questa cosa del taglio, è un problema. Comunque, eh, avevo visto anche mh, dei bit, credo, mh, ma me li sono persi. Sarchia favola che saluto e ringrazio e però mi dice anche stasera niente risoluzione scalare, ma un, un qualcuno che sappia aiutarmi, perché io ho rimesso i buffer anche stasera, ma a questo punto mi viene da pensare che, che l'unica volta in cui ha funzionato non era per via dei buffer, ma era perché magari io avevo dei hali di linea e quindi mi dava di, di per conto suo una qualità inferiore, non lo so, ho cercato anche, ti giuro, ti giuro che ho cercato anche su internet come fare per rendere scalabile la qualità... su, Non c'è verso, non si trova. Io do mandato a voi, chiunque trovi la soluzione a questo enigma, mi tartassi di messaggi fino a che non gliene leggo uno su tutte le piattaforme, perché io lo voglio mettere a scalare. Perché veramente, cioè, è, è, è importante perché anch'io, ora un po' meno, ma anch'io in passato ho avuto problemi di linea, e da noia non poter abbassare la qualità per seguire comunque le cose. Quindi io sono dalla vostra parte, è che non lo so fare, mi, mi dovete aiutare. Ehm, lunedì per l'NBA che non seguo era scalare, vedi? Approfondite bene la questione, Fortnite almeno che domani mi recupero tutto. E come mai lunedì era scalare? Io ho fatto la stessa cosa? Non lo so. Ma non è che magari la vedevi scalare perché l'hai vista dopo e quindi te la dava scalabile, in diretta no. Io non lo so, mi dovete aiutare su questa cosa. Comunque ci studierò ancora. La fortitudine ne abbiamo un po' parlato. Eh, C'è un aspetto interessante che secondo me, però, varrebbe la pena indagare un po' di più: e cioè come mai Wesley Saunders in tutte le sue esperienze passate a Cremona era sempre stato un uomo squadra, quello delle piccole cose, quello che si accontentava di pochi tiri, che difendeva, andava a rimbalzo e, e ti dava una mano a 360 gradi, e ora invece va avanti di ventelli, venticinquelli e, e doppie cifre di tiri tentati dal campo, anche perché se non fa questo non riesce a rendersi utile in altro modo nella partita? Questo è un bel punto interrogativo. Uno dice, eh, però in una squadra che ha Banks, Aradori, ora anche Saunders, App, tutta gente che vuole il pallone, è normale che se non fai in quel modo, se non hai un atteggiamento un po', tra virgolette, passatemi il termine autoritario nella selezione dei tiri, non tiri mai, perché non ti tocca mai. Però non era questo tipo di giocatore Wes Saunders. E uno può dire, però ora qui c'ha Dalmonte magari prima eh, nell'idea di basket e di sacchetti, ma prima c'aveva sacchetti e faceva i ventelli anche con sacchetti alla fortitudo. Questa cosa la dovremmo analizzare un po' meglio. Eh, Ciao Ido, quintetto ideale delle sorprese della stagione, dice Steve Nash93. Allora, quintetto ideale delle sorprese della stagione. Um, Gary Brown si parte dal playmaker Gary Brown uh, di Angelo Harrison sorprese sorprese io ci metto Arthur Straussins perché fino ad ora alcune cose l'aveva aveva dimostrate ma non la costanza con la quale le sta avendo adesso um, ci metto anche Barnell, sono due o tre, ma io li fo giocare uno da tre e uno da quattro, anche perché da cinque io ci metto Dalton Holmes. E dice: Ma come? Ma Dalton Holmes è un 4, in NBA, giocava da tre. Sì, ma noi facciamo un basket champagne, e giochiamo piccoli e si prova a essere tignosi e aggressivi su tutti i palloni. Eh. Chi sono per te, dice capitano Steve, i migliori difensori del campionato? I migliori difensori del campionato? Questa è una domanda complessa perché sicuramente io me ne dimenticherò qualcuno e appena avrò finito di dirvi quelli che penso dirò, eh no, però vedi questo mi sono scordato. Hmm. Hmm. Allora, eh... aspetta, non voglio... Mi vedete sempre se faccio così? Sì, dai, mi vedete sempre. Non, non mi voglio dimenticare cose e quindi voglio avere una linea, una linea guida di giocatori almeno per pe, eh, pe avere un'idea. Uh, sicuramente Paiola. Per esempio, no, io sono andato nelle statistiche generali e abbiamo tra i migliori, il primo in classifica di palle recuperate è Tony Douglas. Tony Douglas non è un grande difensore, per farvi capire come a volte i numeri ingannino nella, nella palla canè. Ethan Epp è, è, è quarto nelle palle recuperate e terzo nelle stoppate, non difende niente, capite? Invece Paiola, secondo me, sulla palla è uno dei migliori difensori che abbiamo in Serie A. Um, le statistiche non è che ci aiutano tanto eh, in questo senso io ti direi guarda sulla palla Paiola assolutissimamente in generale a 360 gradi quando sciavoglia Julian Stone sotto canestro Kai Lines eh? come sono andato fatemi sapere Ehm, poi, 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 dice Paolo One. ciao Edo, io penso che Tillman stia risentendo del ruolo in squadra a cambio di Bilan, non essendo un 5, soprattutto non un 5 adatto al gioco del Poz, prenderei quindi un 5 di riserva, Tillman quando gioca da 4 tira giù un rimbalzo e fa anche il suo gioco, Benzius ok il 50% da 3, ma sta costringendo Poz a giocare un basket troppo perimetrale, hai detto un sacco di cose giuste, ehm, Benzius sta facendo una stagione pazzesca, però anch'io lo vedo un po' estraneo al concetto tradizionale di pallacanestro a cui siamo abituati relativamente a Gianmarco Pozzecco nelle ultime stagioni. Penso anche però che se Tillman fosse più a suo agio e se riuscisse a rendere secondo quelli che erano gli aspettativi, Benzius diventerebbe quell'elemento di... Estraneità dal contesto, quello che ti porta ad avere soluzioni tattiche alternative, quindi il tiro a tre punti, la perimetralità dei lunghi. Che sarebbe il valore aggiunto? Ora, invece, è costretto a farti il titolare. E quindi si nota che cozza un po' con l'idea di basket della Dinamo. Mm, anche secondo me, ma io infatti per me il quintetto ipotetico iniziale era con Bilan da 5 e Tillman da 4. Poi è successo che Tillman ha avuto un sacco di problemi all'inizio, è stato fuori e quindi si sono dovuti adattare a giocare con Bilan e Benzius. Benzius fa sempre canestro e quindi si è guadagnato il posto da titolare. E Tillman è diventato un po' la riserva di Bilan. Ma nell'idea, secondo me, iniziale c'era quella di partire con Bilan e Tillman. Poi entrava Benzius, quando non giocava Bilan c'era Tillman da 5 e Benzius da 4, quando non giocava Tillman c'era Bilan da 5 e Benzius da 4. E non so se ho fatto casino nel dire le cose, perché a volte quando faccio queste cose mi incasino, però penso che l'abbiate intuito il discorso. Ehm... Se riusciranno a recuperarlo da 4, secondo me anche Benzius troverà una collocazione diversa. Se si punta a dargli meno minuti perché magari si vede che non è al top della forma e non è integrato e gli si danno da cambio di Bilan, no, no, assolutamente no. Ehm, dice Simo SimoFr90, ciao. Edo, provo a rifarti una domanda che ti ho fatto qualche tempo fa: perché in Italia non esistono poli sportive, basket e calcio? Come per esempio in Spagna e in Grecia, pensi che questa differenza abbia fatto la differenza in termini di investimenti tra questi paesi e l'Italia? Secondo me, sì, ha fatto la differenza. Ehm, come mai non ci sono? Io allora io sono un po' schierato in questo senso, eh, l'avevo rifatto anche altre volte, non mi ricordo se era proprio sulla tua domanda o su altri discorsi. Però eh, io sono un po' schierato, secondo me, il problema principale sta nel fatto che il basket è stato veicolato in un modo dai mass media e dal movimento in generale che non è mai riuscito a fare troppa presa nei confronti dell'opinione pubblica. Quindi un ipotetico investitore o in generale un investimento che viene fatto su una società sportiva sa che io ho 10 da investire se faccio un progetto che coinvolge soltanto il calcio con questi 10 io ho un certo tipo di ritorno economico di immagine di contatti di quello che ti pare se decido di investire 8 sul calcio e, e anche solo 2 sul basket, non ti dico 5-5, ma 8 sul calcio e 2 sul basket. Quei 2 che ho investito sul basket mi fruttano un ritorno a me, proprio che ho fatto l'investimento, molto inferiore rispetto a che se l'avessi investito tutti e 10 sul calcio. Mm, capito? E quindi penso che questo ha frenato proprio l'idea di mettere in piedi delle polisportive. In altri paesi il calcio è un po' meno presente, la pallacanestro magari è stata gestita e trattata un po' meglio e allora magari il divario è abbastanza lì, se non a volte in alcuni casi anche a favore della pallacanestro e quindi si sono messe diciamo le basi per la realizzazione di progetti di questo tipo. Da noi la vedo male, cioè a meno che... Ripeto, io non diventi eh, multimilionario perché vinco alla lotteria e a quel punto decido di fare un investimento che riguarda magari una polisportiva di 8 il basket e 2 il calcio. Ma perché io multimilionario ipotetico sono appassionato di basket. Fino a che non succede questo, è una mia idea, eh. Ehm... Negli anni 40-50, dice Svazze 51, esisteva la Lazio anche nel basket. È esatto, esatto, però si parla di tempi in cui lo sport comunque ripartiva in quel momento, dopo altre vicende che erano successe, e quindi tutti gli sport erano più o meno, il calcio era sempre il calcio, ma insomma, poi negli anni il calcio ci ha, ci ha staccati noi tutti gli altri in una maniera imbarazzante. Ehm, mi sono attivato e ti linko l'articolo del supporto di Twitch su come impostare la qualità a scalare aspetta, fammi vedere come si apre, perché non me l'apre ecco, aspetta eh. ehm, video a bassa latenza le modalità bassa latenza permette di emettere la trasmissioni, impostazioni bassa latenza. Per disabilitare o abilitare la bassa latenza vai alla dashboard, clicca sull'icona hamburger, apri il menu preferenze streaming, le impostazioni della modalità latenza si trovano nella sezione codice di streaming. Non ho capito niente, però me la salvo e appena finisce la live la vado a fare. È una promessa. Quindi dalla prossima volta, ringraziate tutti, Sami97K, che forse ci ha risolto il problema. Ma come ha fatto a trovarlo, tra l'altro? Che io ci sono stato in quei cosi di, di Twitch, ogni pinna appare velo mini, tutti sganasciati di emoticon, e non ci ho trovato niente. Comunque, ehm, dice perché Io avevo visto la Juve, aveva fatto una squadra di basket un po' di tempo fa. In realtà non so se era soltanto un, un discorso di maglia, sicuramente la maglia de, della Juve versione basket è girata, l'hanno fatta. Non so se c'era abbinata anche una squadra oppure no, perché non ho mai indagato troppo, non ho mai approfondito il discorso. Ehm... Ai più spettatori del ragazzo di 14 anni più forte al mondo di FIFA. E la cosa è ancora più imbarazzante è che non so chi sia. <ride> però, ben. però l'altra sera, lo sai, l'altra sera mi avete fatto venire curiosità e sono andato a vedere un pezzettino della live di Zano perché mi avete fatto sentire in colpa perché non sapevo chi era. E la mia domanda è: Ma quanti capelli c'ha Zano? Ma sono tutti sua o è una parrucca? perché se sono tutti sua è uno spettacolo delle meraviglie della natura perché tra l'altro ce l'ha su tendenti al bianco come li vorrei io quindi ho una cosa che invidio a Zano che è il, il look eh? questa è la cosa poi anche tutto il resto in seguito che ah, ha ovviamente però io l'ho visto giocare a FIFA e non sono in grado di, di dirvi se gioca bene oppure no vedendo che c'ha migliaia e migliaia di persone che lo seguono probabilmente gioca bene ma io non lo so e Edo, ma che canali Twitch segui? N niente, cioè, allora io e Twitch abbiamo de dei problemi. Nel senso, che quelli che potrebbero interessare a me quando arrivo, io non ci so mai. E quindi quando arrivo io c'è sempre gente che gioca a FIFA, gente che gioca a dei giochi che io non so manco pronunciare e, e quindi ho, ho, ho problemi, ho problemi. E allora preferisco magari guardarmi delle robe eh, tipo registrate su YouTube, cioè, capito? Ho problemi. Ma c'è il feticismo dei capelli. No, è invidia, non è feticismo, è invidia. Perché voi dovete allora io ve la racconto ormai la cosa è degenerata, eh, vi racconto anche questo e poi torniamo a, a, fare, a fare a parlare di basket. Voi dovete sapere che eoni prima della mia presenza su YouTube, quando io ero giovane, avevo i capelli lunghi. Ebbene, sì che poi me, me li fece tagliare la mia attuale ragazza perché mi disse che ero inguardabile, ma io invece ero molto... Eh, cioè erano un vanto per me i miei capelli lunghi, capito? Ma proprio lunghi, lunghi. E quindi ora come ora mi sento come se mi avessero usurpato di, di qualcosa e, e per me il capello ha un'importanza. Eh? Come va la catena, dice Perk, per arrivare a Fedez? Male va. Perché non lo beco mai in live e quindi non riesco a fargli ride. E, e, beh, mi avete dato dei consigli di gente da contattare, ma per ora quelli che ho contattato non mi si sono filati. E ripeto, io li capisco perché anch'io sono indietro in una maniera vergognosa con i messaggi, però prima o dopo ce la faremo. Um, Edo is the new Steve Nash, vero? Perché anche Steve Nash agli esordi aveva il capello lungo. Agli esordi ci aveva vinto anche dei, dei titoli di MVP. Con capello lungo, infatti, per me, Steve Nash era il capello lungo. Quando poi se l'è tagliato, ha perso tutto il suo fascino Ma, ma tanti ha Steve Liga 2 Liga 2 quando si è tagliato i capelli dice ma perché ora stiamo, stiamo divagando eh. io avevo letto ai tempi un'intervista di Ligabue che diceva che se era tagliato i capelli se era fatti grigi perché non aveva più voglia di fingerseli e io dico bene, bene qual è il problema? Smetti di tingeteli e ti fai capelli lunghi bianchi come Johnny Brown perché ti sei tagliato? Ligabue Liga e che è? Eh? questo, poi eh, dice Davidez Um, ampliare il campionato italiano a squadre estere tipo svizzere per ampliare il bacino di pubblico? bah no, non lo so sinceramente ti dico ampliare il campionato italiano a squadre italiane è una cosa che io aborro perché non ci abbiamo le risorse economiche ampliare il campionato italiano a squadre estere tipo svizzere ti direi di no perché il campionato italiano comunque è il campionato italiano Certo è che se magari dovessero arrivare, visto che in Svizzera c'hanno un sacco di soldi, eh, squadre svizzere che portano un sacco di soldi e un sacco di investimenti, pensiamoci, Pensia ragazzi siamo arrivati a un punto in cui pensiamoci. Assolutamente. Ehm, dice già ja Halbuzz. Ja ja Ciao Edo, Dalton Holmes, gran sorpresa, buon tiratore, tipico 4 moderno, ma difensivamente non mi sembra troppo coinvolto. Dove potrebbe arrivare e in cosa deve migliorare? Assolutissimamente in difesa. In realtà eh, io vedo che quando ci si mette, quando ci si impegna, è anche un signor difensore e c'ha un tempismo per la stoppata che non è niente male. Tanto per la stoppata ragazzi è tutta una questione di stinto, non c'è niente da fare. E quindi quello ce l'hai o non ce l'hai. Penso, mi viene da pensare che... A Cremona gli venga richiesto più che altro un impegno offensivo talmente tanto importante che non dico che in difesa tiri un po' il fiato, ma insomma, ci siamo capiti. Eh? Magari vedendolo in un altro contesto, difensivamente potrebbe avere un altro tipo di atteggiamento e anche un altro tipo di rendimento. Però, se deve migliorare da qualche parte è lì. Poi è chiaro che lui era abituato a una pallacanestro in cui giocava prettamente da esterno. Ora gli si è aperto il mondo europeo che lo porta a giocare anche e soprattutto da 4, quindi anche a rimbalzo secondo me può migliorare. Ne tira giù una valanga e fisicamente c'è e atleticamente c'è, però nella posizione a rimbalzo io spesso lo vedo fuori posizione, poi magari lo piglia perché è giovane, salta, è alto e quindi mangia sopra tanti altri, ma nella posizione a rimbalzo anche lì potrebbe lavorare tanto. È normale che non ce l'abbia ora perché è cresciuto cestisticamente a livello tecnico come esterno. Però vista che la sua carriera ha preso questa direzione che secondo me è sacrosanta e è perfetta per lui, ci lavorerei un pochino sopra. Ehm, poi, 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 poi. Dice Riki Tab, ciao Edo, ti propongo il paragone con la palla a volo. Campionato a 12, ma la Superlega italiana richiama ogni anno fior fior di campioni. Ma siamo sicuri che in Italia il basket interessi meno della palla a volo? O il problema sta un po' altrove? Eh, allora, poi dice io non lo, non lo faccio mai il paragone con la palla a volo perché io parto dal presupposto che secondo me la pallacanestro ha un bacino d'utenza potenzialmente anche superiore della pallavolo. Però siccome i risultati sono diversi e sono a favore della pallavolo, mi viene da pensare che forse io sia troppo di parte. Io non ho mai seguito la pallavolo e, e sono la pallacanestro è la mia vita, quindi è normale, no? che io sia un po' di parte. Mi scontro con la realtà e capisco e per questo non faccio mai paragoni con la pallavolo. Però ragazzi la pallavolo sta gestendo bene, la sua immagine si sta vendendo bene, anche ora in questo periodo di Covid comunque mi sembra che stiano prendendo delle decisioni forse anche migliori delle nostre. Boh, sarà che sono ipercritico, non lo so, non lo so. Eh, dice Sammy97, un'opinione sull'ancora praticamente ragazzino Luca Conti, troppo presto, veramente troppo presto, secondo me anche proprio per, per vederlo, in cioè, sono contento che, che faccia un po' d'esperienza, però giudicarlo ora, no, no, troppo, 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 troppo presto. Materiale c'è, eh? materiale c'è, eh? ma è troppo presto. Eh, poi, eh, ma che ore so, ragazzi, ma qu quanto, quanto, eh quando, mi state facendo finire la, la voce anche oggi quindi facciamo le ultime botte e risposte dai. dice Cloud Gusero una domanda strana che mi tartassa ma se si cambiassero le dimensioni dei campi europei con le dimensioni NBA cosa porterebbe che i giocatori arriverebbero in fondo con la lingua sotto, sotto i piedi eh? no, non lo so il problema principale secondo me di, di, questo, di questi aspetti è logistico ci sarebbe da rifare non so quanti campi e quindi, e quindi no, 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 non viene fatto per questo e, è anche vero che normalmente quando si, si cerca di prendere delle cose dall'NBA si prende le cose più sbagliate questa è proprio una caratteristica nostra come pallacanestro europea cioè se devo copiare, copio ma le cose peggio ci sto attento e quindi que, questo detto ciò, signori io vi ringrazio al solito di esserci stati, di avermi fatto compagnia. Abbiamo sviscerato un po' tante cose anche fu fuori, fuori dal mondo della pallacanestro. Mi dice "Ora mi c'è cascato l'occhio, mi dice Torero Hilo 20 sta giocando ora, puoi darci un commento a caldo sui tabellini?" ragazzi il commento sui tabellini è una cosa devastante a livello proprio etico e morale per un intenditore di basket è quasi un insulto e quindi io ho già aperto i tabellini per andare a farlo allora vedo che il Milano è avanti 46 a 44 siamo a metà del terzo quarto commento esclusivamente sui tabellini perché sono qui con voi la partita non l'ho vista vedo che probabilmente Tageschi ha avuto problemi di falli perché ha giocato 4 minuti e ha fatto due falli, vedo che non c'è nessuno in doppia cifra, c'è solo Heavy Panther, che però non sta tirando male e che mi fa ben sperare, l'idea è che lui ha tre falli non si è visto per niente al rimbalzo, da Tom invisibile per 7 minuti, eh, bah, bah, bah. Classica partita in cui Milano se la lotta, diciamo di, di gruppo, non vedo uno che possa prendere in mano le sorti di questa partita. Tra l'altro, ci sono due bei DNP a Moraschini e Michael Roll. Moraschini, non lo capisco troppo. Eh? Detto questo, detto questo, eh, ride ride c'è Fedez? Ti, eh, ve la ricordate? No, non ve la ricordate la pubblicità? C'è Fedez in, Fatemi sapere se c'è Fedez in live. Se c'è Fedez in live, gli facciamo un ride. Se non c'è, no, 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 non si fa. Ho deciso che il primo ride del canale lo dobbiamo fare a Fedez. Poi dopo si svincolano i ride e si fa quello che ci pare. Ma il primo si fa... non c'è, non c'è. Quindi niente, signori, non si può fare. Eh, io vi ringrazio di esserci stati. Vi do appuntamento domani su YouTube perché ci sarà un video particolare. Un video di quelli che aumenteranno proprio la, 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 po la polemica in maniera assurda. Perché ci parleremo di Dunkest e i miei consigli sul Dunkest NBA e vi darò anche il codice per entrare nel campionato di campo aperto sul Dunkest NBA che l'avete richiesto a ondate e finalmente è arrivato. Su Twitch ci si vede lunedì qui in live perché ci sarà da parlare del prolungamento di Yannis e di tutte le altre mosse di mercato che stanno per succedere. Vi dico solo questo, prevedo un weekend bello carico di movimenti di mercato. Tagli, non tagli, gente che si sposta cose Prevedo e prevedo. Lunedì se ne riparla e mi dite se ci ho avuto ragione. Eh?